Attenzione, lo scopo di questo video è solo intrattenimento, non intendo imporre a nessuno il modo di pronunciare i nomi dei Pokémon. Buona visione. Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo e primo episodio di una serie che ho deciso di chiamare Pronuncia bene il nome dei Pokémon. E il sottotitolo non c'è perché se il titolo fa così schifo, pensa un po' che cosa poteva essere il sottotitolo, quindi cominciamo che è meglio. Il disclaimer parla chiaro, quindi non mi ripeterò una seconda volta. Non intendo in alcun modo imporre a qualcuno il modo corretto di pronunciare il nome dei Pokémon, questo video è a puro scopo di intrattenimento. Tra l'altro è un video che dovevo registrare 6 anni fa. Mi piace procrastinare. Tratterò una generazione per ogni episodio, per un totale al momento di 8 episodi. Quando uscirà la 9ª gen tratterò anche quella. Cominciamo quindi con i Pokédex di Kanto, partendo proprio dal numero 1, ovvero Bulbasaur e tutta la sua linea evolutiva. Abbiamo Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur. Voi direte, che significa Saur? Beh, in realtà Bulbasaur non è neanche corretto, dovrei dire Bulbasaur, perché gli inglesi hanno questo modo bellissimo di eliminare lettere dalle parole che dicono, perché sì, gli piace così. E andrebbe appunto letto Bulb, che sarebbe appunto Bulbo, e Sauro, che deriva da Dinosaur, quindi Saur, Dinosaur, e va letto Bulbasaur. Così come Ivysaur, Ivy, Edera e Saur da dinosauro, Venusaur da Venom più Dinosaur Venusaur. Fa schifo? Sì, fa davvero schifo dire Saur per noi italiani, per gli inglesi è normale perché loro lo sanno, anche se poi bastava semplicemente sentire come lo pronunciava nell'anime, però vabbè. Oh, passiamo quindi a Charmander, Charmeleon e Charizard. In realtà l'avrei saltati questi tre, ma giusto per puntualizzare, Charmander non si pronuncia Charmander, come dicono nel doppiaggio nuovo dell'anime. Si pronuncia Charmander. Infatti il suo nome viene da Charcoal, carbone, più Salamander, Salamandra, Charmander. Ne sono contento perché sentire Charmander mi urtava il sistema nervoso, sinceramente. Poi saltiamo un po' di Pokémon perché bene o male cambia giusto un pochino l'accento su Kakuna, e per il resto è tutto quanto uguale, non c'è davvero nient'altro di diverso se non Rattata, che andrebbe pronunciato Rattata, ma fa schifo. Quindi se volete pronunciarlo Rattata, ok, se no continuate con Rattata che va bene. Arriviamo poi a Senshrew. Senshrew è il nome che più ho sentito storpiato nella storia del mondo Pokémon. Il suo nome deriva dall'unione di Sand, sabbia, e Shrew, topo ragno. Anche se è più comunemente indicato un armadillo, per un Pokémon del genere armadillo, pangolino nel caso di Sunslash. E Sunslash, vabbè, sabbia più slash lacerazione, tecnica Pokémon, quindi più facile di così non si può. Diglett e Dugtrio. Beh, Diglett ok, tutti quanti lo pronunciano Diglett, ma Dugtrio andrebbe appunto pronunciato Dugtrio e non Dugtrio, come dicono alcuni, perché viene da scavare, scavato, Dug, scavato. Oh, questa è bella. Miao. Il Pokémon si chiama Miao e non Meo. Diciamo che da una decina di anni, forse anche meno, nell'anime Pokémon viene chiamato Miao. Infatti, nella prima versione dell'anime, quando il Team Rocket diceva il motto e arrivava Miao e faceva Miao, proprio così, non stava dicendo Miao il verso che fa il gatto, ma Miao. Ed io sono Miao. Che appunto ce l'hanno aggiunto in italiano da qualche tempo. Perché in inglese diceva Miao, that's right. Diceva il suo nome. E non è facile, da una prospettiva italiana, capire che lui diceva il suo nome. Perché non è che dice my name is Miao. No. Passiamo poi a Psyduck. Non ho mai capito perché gli inglesi non pronunciano la P se è seguita da una consonante. Come polmonite, pneumonia, ma c'è la P davanti alla N, non si sente, perché polmonite è la prima cosa che mi è venuta in mente. Comunque, Psyduck. Facciamo poi un enorme balzo fino a Gyarados. Questo viene pronunciato dal 90% di noi come Gyarados, perché nell'anime veniva chiamato Gyarados. Poi un giorno mi sono svegliato e ho detto... ma veramente c'è scritto Gyarados? Andiamo a vedere il nome cosa significa. Il nome viene da Gyaos e Rodan, ovvero due nemici di Godzilla.
ma anche dall'unione di Gyakusatsu, che vuol dire massacro o sterminio, e Odosu, che vuol dire minacciare, quindi sterminio e minaccia. Che bel Pokémon! E con i Pokémon di Kanto abbiamo finito, sono davvero pochi quelli che sento più storpiati spesso. E nella seconda gen non è che ce ne sono tanti altri, ma vedremo il da farsi. Quindi non c'è altro da aggiungere al video se non sperare che vi sia piaciuto e che nessuno abbia travisato quello che volevo fare. Spero quindi che il video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto quel tempo che è durato. Tratterò presto anche le altre generazioni. Non mi resta altro che dirvi di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram e Telegram e di iscrivervi al canale per questo e tanti altri contenuti che porto. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Bye bye.